inutile rimarcare gli evidenti paralleli con Hiroshima. Tutto questo, quindi, si era già verificato. Da antichissimi conflitti combattuti sulla Terra con armi sbalorditive alla distruzione atomica del nostro secolo, si arriva a quello che l'uomo oggi sarebbe capace di portare fuori nello spazio e di quello che invece altre civiltà possono aver lasciato sui pianeti del nostro sistema solare come vestigia del loro insediamento o del loro passaggio sulla Luna, su Marte. Foto di fonte NASA mostrano chiaramente la presenza di nuvole ed acqua sulla Luna, malgrado ufficialmente tale eventualità sia rigorosamente esclusa. Ne parlò per la prima volta il maggiore Hans Petersen dell'aeronautica danese durante una conferenza a Washington DC nel 1995. Che mi sia concesso o meno affermarlo ufficialmente, ebbene si sappia che la scienza non dice la verità. Sono in possesso di fotografie della Luna, in una delle quali si vede chiaramente del vapore o fumo salire da un cratere. Ora, perché la cosa sia possibile, è di norma indispensabile la presenza di atmosfera, e pertanto questa deve esistere sulla Luna. Alcuni scienziati più aperti di altri loro colleghi sostengono che la Luna possiede un'atmosfera equivalente al 65-64% di quella terrestre. Per questo motivo è lecito pensare anche alla presenza di acqua. Ciò si nota chiaramente in una delle fotografie che ho ottenuto dalla NASA di quello che sembra essere una riserva artificiale sul suolo selenita. In un'altra foto, ripresa da Michael Collins nel corso della sua seconda orbita lunare e mentre stava presumibilmente sorvolando la medesima regione, si nota che l'immagine della riserva d'acqua in questione è come se fosse stata occultata o mimetizzata per tenere all'oscuro il pubblico dalle evidenti prove a tal riguardo. In un'altra fotografia notiamo chiaramente la presenza di due tunnel, ossia non semplicemente aperture o squarci naturali nella roccia, ma di un'entrata squadrata, di origine artificiale, di fronte alla quale è visibile sulla sinistra una colonna simile ad un obelisco, anch'essa di evidente origine artificiale. Ma questo non è tutto. Gli ingrandimenti denotano la presenza di oggetti in movimento, il cui passaggio lascia delle tracce sul suolo. Secondo la NASA si tratta di rocce che rotolano giù da un pendio. Osservando però con attenzione le luci e le ombre di quest'immagine, realizziamo che le pretese rocce non precipitano, ma percorrono il pendio in questione in salita, e così via. Questo tanto per sottolineare come la scienza ufficiale si guardi bene dal dirci la verità sulla Luna. Nel mondo di oggi è di prassi la menzogna istituzionale, che purtroppo occupa un posto fondamentale nella nostra stessa vita. Ciò accade in virtù del fatto che i governi continuano a rifiutarsi di riconoscere ufficialmente la verità circa i contatti con i visitatori extraterrestri sulla situazione della Luna, diffondendo così false certezze. Quali sarebbero i motivi per questo cover-up cosmico? Perché i governi occultano il problema UFO ed extraterrestri? Quali sono le ragioni dei governi? Semplice paranoia. Perché il contatto implica una nuova concezione dell'energia, un'energia libera rispetto al monopolio delle industrie petrolifere ed aerospaziali e automobilistiche. Loro sanno di che risorse alternative si tratta, ma non vogliono mollare la presa. E quando le materie prime saranno esaurite, queste industrie usciranno fuori e diranno: ecco la nuova energia, l'abbiamo inventata noi. I governi avrebbero troppo da perdere sul piano politico ed economico se l'esistenza degli extraterrestri venisse resa nota. I principi propulsivi degli scafi alieni si basano sull'energia elettromagnetica. Si tratta di energia libera che scorre da pianeta a pianeta e non comporta alcun costo economico. Con l'energia libera non esisterebbero bollette della luce e non si avrebbe più bisogno di benzina per la propria auto. Ma il nostro mondo, la nostra società, sono fondati sul consumo di petrolio e benzina. Di fronte all'esaurimento di questi prodotti, l'intero sistema precipiterebbe nel caos e coloro che detengono le leve del comando non sarebbero per nulla intenzionati a correre un simile rischio. Ma ci sono anche motivi di natura religiosa. Basti pensare alle religioni che dicono che lì fuori non c'è nulla.
Qualora dovesse essere ufficialmente riconosciuto che la vita è una manifestazione universale, dovremmo necessariamente rivedere alcuni dogmi. E noi siamo troppo conservatori e poco propensi a mettere in discussione i nostri schemi di pensiero e al cambiamento in generale. È quanto balza agli occhi guardando al clima politico degli Stati Uniti di oggi. Nel settembre 67 Stecklin ebbe uno spettacolare avvistamento UFO. Nel 1967 ero in viaggio con mio padre e mia madre in Germania per una serie di conferenze. Mentre eravamo in treno fra Mannheim e Francoforte, vedemmo, insieme a tutti gli altri passeggeri, un'armata di navi spaziali solcare il cielo proprio sopra di noi, ad un'altezza di circa 3.400 metri, e quindi scomparire. Il grappolo di UFO seguiva la ferrovia. Mio padre poté riprendere con la sua cinepresa ad 8 mm una sequenza che mostra la formazione di UFO. I dischi appaiono in cielo e poi svaniscono. Al passaggio del treno si vede chiaramente che gli oggetti si trovano sullo sfondo del paesaggio circostante, dietro gli alberi che costeggiavano la ferrovia. Questo rende il filmato ancora più interessante. Il giorno dopo, la notizia campeggiava sui quotidiani di quella regione tedesca. Sulla strada di ritorno, da Schiffestad a Francoforte, potemmo filmare un'intera squadriglia di navi spaziali che volavano, direi, alquanto vicino all'aeroporto di Francoforte. Rientrati a Washington, con questi filmati e con altri materiali di George Adamski, mio marito decise di scrivere al Pentagono e alla NASA, proponendo loro di visionarne il contenuto. Fummo invitati da diverse organizzazioni, incluse il Pentagono e la NASA, e ne nacquero delle conversazioni. Quella alla NASA si svolse alla presenza di 22 scienziati, nessuno dei quali obiettò qualcosa circa il materiale filmico da noi prodotto. Gli esperti non chiesero quanto potessero essere grandi gli oggetti volanti in questione. Sapevano già tutto in merito a forma e caratteristiche, ma quello che volevano discutere era la natura di chi li pilotava. Cosa accadde dopo i primi contatti di George Adamski? Sentiamo Desmond Leslie a proposito di un caso che coinvolse la Casa Reale Britannica. 2 anni dopo il primo contatto di Adamski, un UFO atterrò nella zona di Cumberland, nel Lancashire, la pianura posta sulle rive del lago Coniston, e due ragazzi, Stephen Derbyshire e suo cugino, riuscirono a scattare 2 fotografie. Nella seconda istantanea, l'immagine dell'UFO che partì con un'accelerazione fulminante risulta distorta. È lo stesso effetto che caratterizzerebbe l'immagine di una pallina da golf ripresa nel momento in cui essa viene lanciata. Apparentemente è incurvata, ma si tratta solo di un effetto della registrazione della particolare posa della pellicola. Confrontammo le istantanee con una proiezione ortografica dell'UFO fotografato da George Adamski e risultarono perfettamente identiche. Allora il principe Filippo espresse il desiderio di conoscere i due ragazzi e l'incontro fu organizzato dal suo segretario, Roy Browning, marito di Daphne Daumurier e famoso eroe di guerra. La stampa, per l'occasione non invitata, mi supplicò, in cambio di una somma cospicua, di rendere noto se la storia narrata dai due ragazzi fosse effettivamente autentica. E lo era. In occasione della visita di Adamski in Inghilterra, anche Desmond Leslie ebbe uno straordinario incontro ravvicinato. George doveva tenere una conferenza a Bath. Era stato nostro ospite per l'occasione. In occasione della visita di Adamski in Inghilterra, anche Desmond Leslie ebbe uno straordinario incontro ravvicinato.
George doveva tenere una conferenza a Bath. Era stato nostro ospite per l'occasione. E il giorno dopo l'aveva accompagnata alla stazione di Paddington. Era una giornata grigia e piovosa. Mi rivolsi al facchino che ci aveva appena portato i bagagli dicendogli: per favore, potrebbe trovare un buon posto in prima classe per il signore? Senz'altro, mi rispose. E dopo un po' tornò invitandoci a dare un'occhiata ad uno degli scompartimenti. Entrammo. Lì c'era un uomo seduto. Aveva dei capelli straordinariamente argentei. Indossava un uniforme.